La crisi economica portata dal coronavirus colpisce duramente anche ludoteche e parchi gioco, chiuse ormai da oltre 2 mesi. Si tratta di strutture che offrono a bambini e ai genitori intrattenimento, giochi, animazione, baby parking e in molti casi anche laboratori ed attività educative che rischiano di non risollevarsi dopo l'emergenza. Eppure, come spiegano le associazioni di categoria, potrebbero essere sfruttate proprio per aumentare l'offerta di servizi alle famiglie che durante l'estate dovranno fare i conti con le limitazioni ai centri estivi mentre i genitori riprenderanno a lavorare. A lanciare questa proposta è il gruppo nazionale Parchi Gioco e Ludoteche Italia, che si è costituito nelle ultime settimane per dare voce ad una categoria frammentata e dimenticata. Quando è iniziato il lockdown in tutta Italia, ludoteche e parchi gioco hanno chiuso senza sapere quando avrebbero potuto riprendere l'attività e l'incertezza permane, spiega Cinzia Castellacci, che è titolare di una ludoteca e che all'inizio di marzo ha dato il via con alcuni colleghi alla creazione del gruppo. Se non potremo riaprire ancora per mesi, è realistico pensare che metà delle ludoteche e dei parchi gioco italiani non esisterà più dopo la pandemia. In tutta Italia si stima ci siano oltre 2.500 realtà in grande sofferenza, che muovono una forza di lavoro di circa 20.000 persone, tutte al momento senza prospettive. Parchi Gioco e Ludoteche Italia è il gruppo nazionale che si è costituito per dare voce ad un settore relativamente giovane, ma in continua crescita, che fino ad oggi non aveva una rappresentanza. Abbiamo lanciato la proposta di assumere un ruolo fondamentale nella realizzazione dei centri estivi. Le nostre strutture, da sempre destinate ad accogliere in sicurezza i bambini, possono essere messe a disposizione per questo servizio. Le scuole e gli spazi tradizionali non saranno sicuramente sufficienti per ottemperare alla necessità di distanziamento sociale, quindi possiamo affittare i nostri spazi oppure possiamo organizzare noi direttamente le attività. Se infatti la fase 2 prosegue con sempre più italiani che rientrano nei luoghi di lavoro, rimane la questione della chiusura di scuole, asili e spazi che dovrebbero accogliere i bambini da oltre 2 mesi chiusi in casa.